Uno dei commenti più belli che ho potuto leggere sotto uno dei miei video è di qualche giorno fa ed è di un ragazzo che dice che molti ciclisti si fanno troppe seghe mentali per uscire in bicicletta quando per divertirsi bastano le bici, le gambe, la voglia di uscire in bici e basta. In effetti è vero. Io prima, fino a qualche anno fa, facevo parte di quella categoria di cicloamatori che voleva analizzare tutto della sua uscita in bicicletta, la traccia, il dislivello, i battiti cardiaci, i watt. Oggi per esempio esco su una bicicletta priva di ciclocomputer, non c'è niente. Il mio Garmin Forerunner 735 XT è praticamente disattivato, cioè segna, funziona soltanto come smartwatch. Non ho la fascia cardio, non ho il misuratore di potenza, non ho il sensore di velocità, non ho niente. E il ridurre al minimo tutta questa elettronica mi è servito per aumentare incredibilmente il divertimento, perché io posso concentrarmi sulle mie sensazioni, posso tenere la mente libera, posso guardare il paesaggio. Questo è un modo molto bello di interpretare la bicicletta e di uscire in bicicletta. Poi ci sono altri consigli che voglio darvi per tenere sempre vivo il divertimento, cioè provate strade nuove, andate laddove non siete mai andati, tenete alta la curiosità. Questo vi aiuterà incredibilmente a divertirvi. Provate anche cose nuove, non solo biciclette nuove, ma anche componenti nuove. Provate a cambiare gomme per un determinato tipo di circuito, per un determinato tipo di fondo. Provate a cambiare piccoli componenti sulla vostra bicicletta, come manubrio, sella, e vedrete che questi piccoli aggiornamenti, questi piccoli upgrade aumenteranno, ve lo assicuro, il divertimento, perché comunque è il mood, cioè il mood del ciclista, il mood di andare a sperimentare sempre cose nuove, allargare la conoscenza, allargare gli orizzonti, vi assicuro che è molto divertente. Poi se siete persone che hanno molto tempo, il bike travel è un'esperienza bellissima, il poter viaggiare in bicicletta, dormire anche all'aria aperta è veramente molto, ma molto divertente. Ve lo consiglio proprio per aumentare ancora di più il vostro grado di coinvolgimento in sella ad una bicicletta. Quello che voglio dirvi, e credo che questo riguardi più o meno la maggior parte di voi, ovviamente questo discorso non è riferito a chi si allena in modo scientifico, in modo maniacale per delle gare, ma per chi come me usa la bicicletta come mezzo per divertirsi, non avete bisogno di molte distrazioni. L'unica cosa che deve distrarvi è la bellezza di un'uscita in bicicletta, la bellezza del panorama, le sensazioni, il sentire la gamba che gira, magari condividere questa cosa con altri compagni di viaggio. Ecco, tutto il resto vi assicuro che non serve. Io finisco il giro, noi come sempre ci vediamo al prossimo video, buona allenamento, alla prossima, ciao!